Allora, buongiorno a tutti e a tutte, naturalmente, anzi a tutte e a tutti. Mi presento brevemente non perché io sia il protagonista della eh, seduta di oggi, ma perché devo introdurre eh, il nostro relatore. Io sono Gianluca Garelli e insegno storia della filosofia qui all'Università di Firenze. Faccio parte del comitato organizzatore degli incontri con la città. Che sono giunti all'ultima eh, puntata per il ciclo 2018 2019 eh, sapete che ci sarà qualche mese di pausa ve lo dico subito ve lo ricorderò ancora dopo in conclusione dell'incontro eh, si prevede di ricominciare a partire dal marzo del prossimo anno il calendario adesso è ancora allo studio ci stiamo lavorando ci sono le ultime cose da mettere a punto però credo che sarà un calendario ricco e denso di eh, incontri interessanti, così come è stato, credo di poter dire, eh, il calendario di quest'anno. Eh, voglio veramente introdurre il professor Benvenuti, che ringrazio di cuore di aver accettato il nostro invito, eh, con poche parole eh, che permettano null'altro che un dialogo interdisciplinare. No? Poi eh, Marco, magari in conclusione soprattutto del suo, del suo intervento, eh, lo renderà ulteriormente possibile. Allora, eh, mi ha colpito molto, guardando il trailer della presentazione della eh, relazione di oggi, un'affermazione di Marco Benvenuti, che ci dice: Forse gli uomini dovrebbero imparare a capire che il nostro è anzitutto un pianeta fatto di rocce mh? e che non si può ragionare nei termini della nostra terra come del migliore dei mondi possibili semplicemente perché siamo noi ad abitarlo. Questo è un tema. Che come potete immaginare, io non sono un geologo quindi mi guardo bene dall'entrare nello specifico di quello che il collega dirà, però questo è un tema filosofico quant'altri mai. Mi limito veramente a un paio di incursioni per rendere il discorso appunto, e il dialogo forse un po' più appetibile per chi come me non ha una formazione scientifica. Beh, 1755. Tutti forse ricordano questa data che corrisponde a una catastrofe, no? il terremoto di Lisbona, una catastrofe che sconvolse la coscienza europea eh, non soltanto materialmente, come è, com è ovvio immaginare, ma anche dal punto di vista della rielaborazione teorica rispetto alla questione della posizione dell'uomo nel mondo, della sua eh, collocazione, della sua responsabilità. Eh, basti pensare che di lì a pochi anni, 1759, una eh, penna eh, sagace e molto raffinata come quella di Voltaire avrebbe scritto il suo Candide, racconto nel quale avrebbe preso posizione eh, molto dura nei confronti dei vari dottor Pangloss, no? cioè nei confronti di tutti coloro che er si dichiaravano sostenitori Pangloss, coloro che erano capaci soltanto di parlare, di usare la lingua. Eh, e che erano sostenitori di posizioni eh, della vecchia, vecchissima metafisica, secondo cui per l'appunto il nostro non sarebbe stato altro che il migliore dei mondi possibili, eh, noi non avremmo potuto altro che eh, constatare la perfezione dell'universo e, e quant'altro. Vi confesso da, da professore di storia della filosofia che ho sempre trovato la eh, critica di Voltaire piuttosto imprecisa e generica, ma certo non priva di, 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 di acume, no? di intelligenza. Mi interessa più ricordare che ci sono stati anche ben altri autori che si sono mostrati sconvolti dalla evidenza della gravità del terremoto di Lisbona. Penso a Kant, no? si dice poco, ma uno come Kant si mette a studiare i terremoti dopo il 1955 e fa sparire in un cassetto, quasi chiedendo per cortesia ai suoi allievi di non ricordare a nessuno di averli mai scritti, le sue considerazioni sull'ottimismo. Da lì in avanti Kant comincerà a ragionare in termini radicalmente diversi, quei termini radicalmente diversi che, poi, attraverso tutta una serie di altre occorrenze, come sapete, porteranno verso il grande sistema della critica e, e quant'altro. Questo è una prima, prima un primo spunto per un dialogo possibile, ma poi se vogliamo fare dei grandi balzi in avanti, diciamo che anche la migliore filosofia contemporanea fra il XX e il XXI secolo si è occupata del problema della tecnica. Ricordo solo questo, 1979, quest'anno sono 40 anni dalla pubblicazione di un libro davvero molto importante, discutibile finché volete, ma molto importante per il pensiero etico contemporaneo, si intitola Il principio responsabilità. L'autore è stato Hans Jonas 1979. E il principio di responsabilità di Jonas che cosa cerca di elaborare? Un'etica per la civiltà tecnologica. Che significa un'etica per la civiltà tecnologica? Un'etica eh, nella quale la posizione dell'uomo nel cosmo viene considerata in termini eh, direi piuttosto più complessi, eh, piuttosto complessi rispetto a quelli con, eh, nei quali era stata considerata fino, fino a quel momento. No? Eh, Jonas parte da una considerazione molto interessante. Prendiamo un testo fondativo della cultura occidentale, il primo stasimo dell'Antigone di Sofocle. Tragedia che ha costituito buona parte della, della coscienza culturale dell'Europa e non solo. E che scrive eh, Sofocle nel primo stasimo della sua eh, Antigone? Scrive: Pollata dei na sono moltissime le cose dei non. Come potremmo mai tradurre questa parola greca così difficile? Forse la traduzione migliore che mi verrebbe da fare è «formidabili». Sono moltissime le cose formidabili, ma la più formidabile di tutte, dice Sofocle, è l'uomo. E non dobbiamo dimenticare però che «formidabile» è un buon modo per tradurre dei non, perché «formidabile» è derivata dal latino «formido», e «formido» è il timore, la paura innanzitutto. Allora, sono moltissime le cose formidabili, ma in questa formidabilità, per così dire, c'è il fatto che sono cose tremende. E perché sono cose tremende? Perché sono in grado di sconvolgere la relazione che fino a un certo momento invece è una relazione di pura armonia con, con l'ambiente. Jonas parte da questo per eh, concepire un modello di eh, etica per un'umanità che è un po' più. Eh, pensare se stessa in rapporto con la terra in termini di semplice sfruttamento, relazione, dominio eh, e così via. Io credo che il professor Benvenuti ci dirà molte cose in questa, in questa direzione. Eh, gli lascio subito la parola, mi limito, dopo ringra averlo ringraziato nuovamente, a presentarlo mh, con la brutalità che in queste circostanze eh, purtroppo eh, capita di dover adoperare. Eh, dirò soltanto che Marco Benvenuti lavora presso il Dipartimento di Scienze della Terra della nostra università, che i suoi interessi di ricerca sono stati particolarmente indirizzati allo studio della mineralogia applicata e ai giacimenti minerari, ai problemi di impatto ambientale. Alla valorizzazione e conservazione del patrimonio ambientale e culturale. Com'è? È, È l'altro Marco? <ride> ecco. C'è un problema di. Allora, forse ti puoi autopresentare, facciamo così, perché mi sta. Spiace anche a me, spiace a me più di tutto. Eh, allora, il professor Benvenuti lavora sempre presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Ci, eh, si autopresenterà avendo avuto un presentatore assolutamente indegno, eh, e, eh, però dovremmo anche ricordare in questo, in questo senso che terrà una eh, relazione di circa 40-45 minuti, insomma vedrà lui quanto, quanto parlare. Poi voi potrete, se, se credete, fare, porre le vostre domande con la classica eh, soluzione adoperata per questi incontri. Potete fare, eh, mandare un messaggio via sms o via whatsapp al 347 58 04. 905, lo trovate, lo trovate qua sotto eh, vi chiedo per cortesia comprensione perché siete molti arrivano molti messaggi, si tratta di riassumere a volte messaggi che non sempre sono chiarissimi, almeno per me no? eh, e che a volte sono anche molto simili fra loro, quindi eh, chiedo comprensione rispetto al moderatore, così come l'ho chiesta già al, al collega Benvenuti e gli lascio la parola e ci vediamo dopo grazie Ringrazio Gianluca, non è un problema la presentazione no, problema, sì. del mio ruolo accademico, di ricercatore e di docente, cercherò di farvelo capire magari man mano che scorrono delle immagini e anche delle esperienze personali di ricerca. Eh, ringrazio Gianluca invece per tutto il, il prologo che lui ha fatto a proposito della dimensione filosofica che c'è intorno a, a, alle cose che cercherò di, di spiegarvi e di illustrarvi nella mia, nella mia relazione. Già a partire dal titolo si vede come il taglio non vuole essere un taglio freddo e sterile sulla questione delle rocce, eh, ma sulla, sulla questione dell'umanità e come questa si relaziona oggi con questo pianeta che, come diceva eh, Gianluca, è fatto di rocce, come ho, ho detto anche nel, nel promo, nel video. Ehm, quindi niente, io intanto voglio ringraziare il nostro Ateneo che mi consente di poter parlare a una ad una platea così vasta e curiosa penso ed è veramente un grande piacere per me sono molto emozionato del fatto di poter in qualche modo interagire con un pubblico che non sempre ci è familiare come, eh, come diciamo, frequentatori della scienza ora dire scienziati può sembrare una parola grossa ma insomma lavoriamo con gli studenti lavoriamo con persone del settore e quindi Poter comunicare diciamo, in maniera più ampia per me è veramente molto importante. Ringrazio davvero di questa bella opportunità che, che mi è stata concessa. Eh, dunque, partirei con questa immagine: allora, questa immagine è un'illusione pareidolitica, si dice, un termine molto difficile. Per invece indicare una cosa che ci è capitata più o meno a tutti una volta nella vita, cioè di vedere forme familiari nella natura, per esempio in un profilo di una nuvola, di un versante, di una collina, negli alberi, in qualche animale vediamo delle tracce di volti umani, quindi insomma nulla di strano, eh, a parte il termine. E uso questa quest immagine ovviamente eloquente di per sé per dire che... Questo volto umano di una roccia vista in Alaska che magari vista da un'altra prospettiva non ci direbbe niente, perché boh, magari solo da questo punto di vista ci dà questa silhouette di un volto. Eh, per dire che siamo intimamente connessi con questo pianeta, è davvero è, è un sasso che ruota intorno al Sole ed è una cosa piuttosto insignificante nella grandiosità e nell'immensità dell'universo. Eh, vorrei cercare di mh, come dire di. Mh, Condividere insieme a voi una sensazione che eh, da umano prima che da geologo avverto, cioè che si sia un po' persa questa percezione di relazione eh, positiva, questo non vuol dire eh, vedere la Terra in qualche maniera una specie di, di divinità a quale ci dobbiamo riferire, ma di vivere in qualche maniera in una sorta di simbiosi che dovrebbe essere per noi naturale, visto che popoliamo questo, questo pianeta. Eh, la geomanità, io credo che noi siamo davvero geomanità, eh, tutti voi siete geomanità, qualsiasi essere umano che vive su questo pianeta di fatto ha a che fare con la dimensione geologica. A maggior ragione ce l'hanno i geologi, cioè quelli, quegli umani che hanno deciso di eh, studiare, di eh, approfondire la conoscenza dei processi che regolano la dinamica di questo pianeta attraverso il metodo scientifico. È chiaro che questa è un'elite dell'umanità che si occupa di eh, comprendere in maniera eh, precisa e accurata come questo pianeta funziona, eh, quali sono i processi e i meccanismi che regolano la loro dinamica. Devo dire però che da questo punto di vista, tanto per dirvi a proposito di percezione, nella mia esperienza di geologo, e vado in campagna, non so se avete mai visto Mario Tozzi, conoscete Mario Tozzi, Mario Tozzi ha sdoganato l'immagine del geologo che è un martellino che rompe le rocce e che poi spesso parla di catastrofi, di vulcani. Di... Insomma, ecco, noi siamo questo in effetti, noi abbiamo, a differenza di altri scienziati che si occupano, per esempio, di chimica o di fisica, eh, che hanno la possibilità di lavorare in ambiti laboratoriali ristretti, noi abbiamo l'opportunità di avere un laboratorio che è grande come un pianeta. Quindi da questo punto di vista siamo diciamo un po' speciali. Poi è chiaro che anche noi geologi possiamo prendere un sasso, portarlo in un laboratorio, analizzarlo come si farebbe per qualsiasi altro tipo di, eh, di eh, problema scientifico. Però nella mia esperienza di geologo col martellino gli Scarponi che cammina sul territorio, ho avuto più volte la eh, diciamo la conferma e la percezione di che cosa sono e di che cosa. Si sente poco, ah no, so. di che cosa eh, sono, di che cosa faccio. Non è sempre così chiara. Ho messo queste immagini per dirvi che talvolta io sono stato considerato un, un Indiana Jones un archeologo. Quindi mi viene detto: ah, sì, tu sei un archeologo, ma io no, non sono un archeologo altre volte mi viene detto ma tu vai nelle grotte quindi sono speleologo, ora speleologia è di fatto qualcosa di fortemente attinente anche alle scienze della terra però non è detto che chi fa speleologia sia un geologo è come, come anche chi fa alpinismo abbia cognizione diciamo di, dei processi geologici quando va bene mi identificano con un paleo, come un paleontologo e un paleontologo è di fatto un, eh, un collega diciamo nell'area delle geoscienze che si occupa però specificatamente di eh, descrivere ed interpretare i segni della vita del passato, che sono segni materiali fatti di resti fossili, molto più frequentemente vengo indicato come uno che rompe le rocce. A questo proposito, vi voglio dire un aneddoto: nella mia famiglia e a volte fra gli amici, quando io racconto che vado, per esempio, in Etiopia o in Marocco dove faccio delle ricerche geologiche, a dire che vado a guardare dei sassi, mi viene detto ma c'è bisogno di andare lì per rompere dei sassi, ce n'è così tanto. Da noi, quindi la, delle volte, veramente la percezione di quello che facciamo non è così chiara. No? Devo dire, però, che eh, questa diventa immediatamente chiara quando ci giriamo intorno, quando nella nostra quotidianità avvertiamo, quanto siamo pervasi dalla dimensione geologica di. Del pianeta in cui viviamo, no, viviamo in una città che è fatta di rocce. Firenze è la trasposizione fatta dagli architetti e dagli ingegneri fino dal Medioevo, dall'epoca romana possiamo dire in poi, hanno prelevato la pietra forte, che è un'arenaria calcarea tenace, che si cavava nel giardino di Boboli. Eh? e nei dintorni, a Monteripaldi per esempio, no? di Firenze, e è stata trasposta una formazione rocciosa naturale che è diventata Palazzo Pitti, i, i palazzi medievali e rinascimentali che abbelliscono la nostra città. Quindi lo conosciamo la geologia in questo termine. No? Ovviamente che cosa dire a proposito dell'energia? Eh, oggi si ragiona tanto su questo problema e poi vedremo che ci si ritornerà insomma, nel mia, nella mia narrazione. E l'energia, però, che finora abbiamo, questa in gran parte deriva da quella roba là: brutta, sporca e cattiva, è <ride> i combustibili fossili, l'energia fossile. Quindi, anche qui facciamo i conti no? in maniera critica eh, rispetto a, a, questi, a questi aspetti. Eh, Nell'immaginario di come era fatto il passato della Terra, perché metto la mammutina dell'era glaciale? Non so se avete visto l'era glaciale, magari i vostri figli, i vostri nipoti. Eh, la mammutina eh, che, che, che prende vita in uno dei, dei vari episodi di questa saga è di fatto stata ricostruita in virtù di che cosa? Delle conoscenze che abbiamo acquisito per esempio dall'aver ritrovato nei suoli ghiacciati della Siberia, che purtroppo ai mesi stanno scongelando molto velocemente, resti di animali dell'ultima era glaciale, dell'ultimo periodo glaciale, dove abbiamo potuto fare tutta una serie di studi anatomici, genetici addirittura, che consentono proprio di ricostruire quel mondo e di materializzarlo in una forma umanizzata, spettacolare, eh, nostro diciamo, utilizzo ludico, se volete. Ci accorgiamo a me che viviamo in un pianeta in cui la geologia conta quando accadono cose come queste, eh? alluvioni e terremoti. E non si deve dirvi che il nostro paese è particolarmente esposto a queste cose. No? Quindi vedete come da un lato che cos'è la geologia e chi siamo può essere anche qualcosa di poco definito, ma dall'altro è evidente che noi siamo permeati continuamente nella nostra quotidianità di singoli e di collettività di geologia. C'è poco da fare, è così. Questo mi serve semplicemente per dirvi che nel, ancora una volta nell'immaginario cinematografico eh, il tema delle catastrofi e dei geologi o dei geoscienziati che ci salveranno in qualche maniera ricorre, come dire alla fine bisogna rimettersi nelle mani di questi, di questi personaggi per trovare scampo da catalismi che chiaramente sono spettacolarizzati in una maniera eh, anche... Un po' ridicola dal punto di vista scientifico. Questo film del 2003 dice che il nucleo della Terra a un certo punto si ferma e fermandosi il nucleo della Terra perdiamo il nostro campo magnetico perché questo magnete interno, che ruotando genera un campo magnetico, ci protegge dalle radiazioni nocive che arrivano dal Sole. Quindi moriamo tutti se non si fa qualcosa. Come se si fosse in un forno a microonde. Allora si fa una specie di viaggio al centro della Terra moderno e si va a fare un massaggio cardiaco con delle esplosioni nucleari per riavviare il, nu il nucleo della Terra, una roba abbastanza. Vogliamo dire qualcosa a proposito di eh, The Day After Tomorrow, che è un film catastrofico nel senso che il clima cambia improvvisamente sul pianeta. Nel giro di pochi mesi si passa da un clima come quello che conosciamo ad una glaciazione che interessa l'emisfero boreale. Per cui New York diventa praticamente il polo nord. Anche queste cose. Da una parte sono esagerazioni cinematografiche, ma dall'altra hanno dei fondamenti scientifici. Sono stati effettivamente fatti degli studi che confermano che effettivamente il cambiamento climatico può avvenire nei millenni anche a velocità molto rapide. Lo stiamo osservando oggi con il discorso appunto del... Eh, presumibile effetto antropico sul clima. L'ultimo esempio è il 2012, dove in questo caso è il catalismo dei catalismi, cioè praticamente il mantello, che è lo strato che sta subito sotto la crosta che è spesso eh, 2000 e passa chilometri, fonde, fonde perché arrivano i neutrini dal, 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 dal sole insomma, delle cose ovviamente catalismiche, questo fondere del mantello genera super terremoti super vulcani, e la Terra si riorganizza, praticamente salvando, consentendo a un'elite un di eletti di potersi salvare, ma insomma questo per dirvi che anche nella narrazione cinematografica geologi poi alla fine emergono siamo homo geologicus secondo me prima di essere sapiens sapiens oppure di essere state homo habilis all'inizio dell'avventura della, della, dell del nostro genere homo, e siamo homo geologicus ancora oggi nelle nostre scuole la preistoria e la protostoria sono insegnate come età dei geomateriali, età della pietra, età dei metalli. Quindi la relazione è fin troppo ovvia, quella che noi abbiamo da sempre, con i materiali che la Terra ci offre. Guardate, questo è un ciottolo scheggiato dai nostri antenati Homo habilis, che circa più di due milioni di anni fa popolavano le, in maniera molto sparuta le savane dell'Estafrica e cominciavano a manipolare materiali. Come dei ciottoli, per poterne fare strumenti, per poter quindi in qualche modo migliorare le condizioni di vita, accedere al cibo in un'altra maniera, difendersi, quindi insomma, ecco ancora i paleantropologi e i paleontologi umani non hanno del tutto chiarito quale sia la interdipendenza fra l'aumento, diciamo, delle capacità cognitive umane e la manipolazione dei materiali geologici, in questo caso per esempio i ciottoli. Però è evidente da alcune ricerche e da alcune evidenze come per esempio la capacità cranica a partire dall'Homo habilis fino ad arrivare al, al, al più recente Homo erectus, lasciando perdere poi Neanderthal e, Sapien, Sapien, e Sapiens, si è aumentata significativamente parallelamente all'aumento della capacità tecnologica. Gli strumenti di pietra durante il paleolitico, questo tempo diciamo, della prima eh, diciamo, evoluzione culturale e tecnologica dell'umanità, è, è, è evidentemente in qualche modo collegata, alla, collegata anche all'evoluzione all proprio biologica. Mi piace farvi vedere questa mappa, perché è probabilmente la prima mappa, la prima mappa geografica, ma anche geologica. Che l'umanità ha prodotto. È un documento eccezionale. Si tratta del cosiddetto, cosiddetto papiro delle miniere, una roba che risale a più di 3000 anni fa e che è conservata presso il Museo di Torino. Museo Egizio di Torino, eh, non so se sapete, ma il Museo Egizio di Torino conserva dei materiali estremamente importanti, non ci sono nemmeno al Cairo, eh, tanto per dirvi. Ecco, questo papiro delle miniere è molto bello perché rappresenta un territorio, il territorio dell'Ouadi Allachi, eh, nella zona a nord diciamo, del, del Nilo, nella Nubia dei Faraoni, e rappresenta evidentemente una mappa che indica dove andare a cercare l'oro. Okay? Quindi è stata fatta con una funzionalità precisa, che è quella di dire, guardate su queste montagne, ed è questo che io la considero geologia, vedete queste, queste righe che si vedono eh, piegate? Sono probabilmente piegamenti delle rocce, quindi in qualche modo viene data nella mappa non semplicemente una eh, diciamo, collocazione di tipo topografico, geografico, ovviamente eh, non in scala, ma viene data anche proprio una informazione di tipo geologico. Queste sono delle montagne che hanno appunto strati piegati ed evidentemente sono delle indicazioni che chi doveva utilizzare questa mappa poteva eh, appunto considerare per andare a reperire poi la risorsa che era loro. Allora diciamo che fino al Medioevo il nostro rapporto con la Terra è stato un rapporto ovviamente opportunistico e soprattutto basato sull'empirismo, cioè non c'era una scienza che poteva guidare la, eh, il riconoscimento, il riferimento per esempio di materiali che potevano essere utili allo sviluppo diciamo, tecnologico e culturale del, dell'umanità. Eh, c'era un, un, un rapporto empirico di sperimentazione, un, una roba ci sembrava utile per un certo scopo, si usava e se funzionava, eh, per esempio pensiamo al rame, pensiamo al ferro, che erano evidentemente eh, emergenti nel le rocce affioranti, per cui all'inizio deve essere stato così che si sono utilizzati questi materiali, non è che si sono fatte subito le miniere. Certamente poi, col progredire del tempo, questa, per esempio, è un'immagine un che. E allora. <ride> Un'immagine che in qualche modo ricostruisce un contesto di villaggio minerario del Medioevo, dove per l'appunto a proposito dei processi che regolavano diciamo, la dinamica geologica del pianeta, non è che ci fossero eh, chissà quali idee, o si stava nella scolastica aristotelica pensando che il mondo era fatto di quattro elementi, oppure ci si affidava a, alla Bibbia e si diceva che eh, la Genesi ci spiegava come era fatto il mondo, cioè non si stava lì ecco, in questo perimetro. Diciamo, di conoscenza della realtà. E sicuramente a partire dal rinascimento, il rinascimento è un momento cruciale nella storia, diciamo. Dell'evoluzione cognitiva dell'umanità, no? dove effettivamente l'uomo diventa centrale, dove ci si comincia in qualche modo a, a, a svincolare da tutta una serie di eh, dogmi e di idee che invece avevano dominato eh, i tempi precedenti. Eh, come ci ha insegnato un grande filosofo della scienza, storico della scienza fiorentino, Paolo Rossi, che ho avuto lo, la, la fortuna di conoscere, professore emerito dell'Università di, di, di Firenze. Le scienze sperimentali e naturali emergono a partire dal Rinascimento con il superamento della cosiddetta età dei maghi. La sapienza veniva prima nel Medioevo custodita gelosamente soltanto da alcuni eletti. La nuova scienza si caratterizza perché cominciamo a utilizzare l'esperienza, l'osservazione, il metodo scientifico e la condivisione delle idee. La scienza diventa un terreno di confronto, non è più qualcosa che rimane nel, nel dogmatismo, nel, nell'ermetismo della magia. Eh, in questo processo Paolo Rossi ci dice per esempio che fu molto importante eh, contaminare le idee scientifiche che nascevano con tutte quelle attività manuali che l'artigianato, gli alchimisti, i praticoni avevano svolto fino a quel momento. Quindi determinando praticamente il terreno fertile perché scienza e tecnologia potessero in qualche modo cominciare ad emergere. E questo vale anche per la geologia, che comincia ad avere una sua configurazione, diciamo, da un punto di vista proprio di scienza e della natura, proprio in questo tempo, un tempo che va dal 400-500 fino ad arrivare praticamente... All'Ottocento. Fra il Settecento e l'Ottocento, per esempio, che un grande storico della geologia, Martin Rudwick, eh, dice che in Europa esistevano tre Savant, tre sapienti, tre tipi di scienziati, filosofi della natura che si occupavano di geologia come oggi la intendiamo. C'erano i geoteorici, c'erano i geostorici e c'erano i geognosti. Sono delle figure diverse ma che si completano nell'identità nell moderna del geologo. Chi erano i geoteorici? I geoteorici erano personaggi che potremmo dire oggi, con un metodo di tipo deduttivo, si facevano un'idea di come doveva funzionare il pianeta e cercavano poi nella realtà le evidenze di quest'idea. Chi erano invece i geostorici? I geostorici erano coloro che andavano direttamente alla sorgente dell'informazione. Quindi andavano a vedere le rocce, a vedere le montagne per comprendere, quindi avevano un approccio di tipo induttivo. In questa vignetta di un certo Henri de la Bèche si prendono in giro sostanzialmente i geoteorici. Questi sono i geoteorici vestiti bene, sono dei signori, dei lord inglesi. È un, Henri de la Bèche era un geologo inglese, nonostante il nome sembra francese. E che cosa dice questa vignetta? Di un si legge nulla. Guardando una montagna, il geoteorico dice: Guarda, mettiti i miei occhiali. Perché non importa tu vada lì sulla montagna a capire com'è fatta, guardala da lontano e la capirai. E il geo storico invece che va col martellino a rompere la roccia, è un po' perplesso di questo. Chi sono invece i geognosti? I geognosti sono dei personaggi molto importanti perché rappresentano, diciamo, quelli che oggi chiameremo geologi applicati, cioè che mettevano in pratica tutta una serie di concetti. Emergenti, diciamo, nella nascente geologia, soprattutto per il riferimento delle georisorse. Quindi erano dei geologi applicati all'individuazione, allo sfruttamento, per esempio, di georisorse. Erano dei mineralisti, per esempio. Erano dei geologi che oggi chiameremo strutturali, cioè che riuscivano, a seconda della conformazione del terreno, a seguire, per esempio, dei filoni di minerali. E quindi erano coloro che in qualche modo hanno reso. Scientifico in maniera razionale, quell'empirismo da cui si veniva, cioè quel fatto di aver scoperto per caso il rame, di aver scoperto per caso il ferro, qui invece in questa, in questa ottica il geognosta era un tecnico applicato a questo tipo di, di, di attività. È in virtù proprio della geognosia, per esempio, che nasce l'età industriale, senza geologi l'età industriale non sarebbe nata. Non so se questa cosa vi è chiara, ma se non c'era qualcuno che scopriva i giacimenti di carbone in giro per l'Europa fra... Eh, Germania, Inghilterra, Francia e li metteva a disposizione diciamo, della nascente industria eh, meccanizzata all'utilizzo della forza vapore, ecco che probabilmente tutto quella accelerazione di sviluppo che dal Settecento in poi si registra non sarebbe avvenuta. Quindi i geologi hanno un ruolo molto importante. In questa immagine vediamo un po' uno scenario abbastanza polittico, le ciminiere, in cui dalle miniere di carbone si passa direttamente alle industrie. che chiaramente eh, ottimizzano la produzione dei beni e anche in qualche modo fanno migliorare la qualità della vita. Allora però a prescindere da questo aspetto, non ce lo dimentichiamo questo aspetto importante, io vorrei dirvi però che una delle conquiste principali eh, da un punto di vista della conoscenza che i geologi e la geologia eh, hanno prodotto nel corso del tempo è la scoperta del tempo. E questo è il punto centrale, mi piace insistere su questo, perché sul concetto di tempo geologico poi ruota tutto appunto anche il nostro sentirsi già umanità, cercherò appunto di spiegarvi questo. Il tempo è un concetto unificatore nell'attività nell cognitiva dell'umanità, di tempo se ne occupano i filosofi, se ne occupano i poeti, se ne occupano i pittori, mi viene in mente gli orologi molli di Salvatore Dalì, non so se ci avete presente, no? quel dipinto, la persistenza della memoria, no? Se ne occupano ovviamente gli scienziati. Chi è questo signore? Non è un geologo, è un fisico, non so se qualcuno di voi lo conosce. Si chiama Carlo Rovelli, è un fisico teorico e si occupa di meccanica quantistica, un filone che chiaramente è diventato dominante oggi nella fisica moderna, che si propone di studiare la realtà nella sua. Conformazione più intima, cioè quella dei quanti. Eh? Carlo Rovelli in questo bel libro che invito a leggere perché è molto interessante l'ordine del tempo, ha recentemente detto una cosa che nella nostra esperienza quotidiana sembra un'eresia: cioè che il tempo a livello della realtà quantistica dell'universo non esiste. Le equazioni che oggi i fisici stanno eh, ridefinendo che spiegano i processi dell'universo. Possono vivere senza tempo. Noi veniamo dalla fisica classica, eh, la fisica di Newton di Galileo, dove il tempo c'è, nella velocità c'è il tempo, nell'accelerazione c'è il tempo, nella forza c'è il tempo. Quindi noi siamo abituati a questo tipo di eh, rappresentazione della realtà fisica del mondo. Ecco, i, i fisici quantistici ci stanno dicendo che è un abbaglio e il tempo probabilmente lo costruiamo nel nostro cervello. C'è un problema, però che lo stesso Carlo Rovelli non può bypassare. Ed è quello che il tempo nasce proprio dalla fisica. Questo signore Arthur Eddington, ai primi del Novecento, inventò il concetto di freccia del tempo. Il tempo emerge, anche secondo Carlo Rovelli, come una singolarità legata all'approssimazione probabilistica e noi abbiamo dei processi nell'universo, che la termodinamica ci spiega. La eh? termodinamica appunto studia come in qualche modo si trasferisce l'energia, si trasforma l'energia, no? ed è in una visione termodinamica che il tempo emerge. Esiste un passato, esiste un futuro, semplicemente perché, come dice Eddington, tutto l'universo è nato da quella, da quella eccezione, che è il cosiddetto Big Bang, l'uovo cosmico, che era fatto di un'energia spendibile immensa, che nel momento in cui è dilatato, si è espanso, ha determinato tutto quello che noi conosciamo nell'arco, dicono gli astrofisici, di circa 13 miliardi e mezzo d'anni. Chiaro? Quindi il tempo esiste in questa maniera ed è il tempo con cui noi facciamo i conti. Noi geologi facciamo i conti con questa dimensione del di tempo. Io sono d'accordo con Carlo Rovelli che è possibile che a livello quantistico il tempo non esista o che non sia una funzione, che non sia una variabile importante per descrivere la realtà. Ma insomma, nella dimensione probabilistica, approssimata, macroscopica del mondo che studiamo noi, il tempo invece c'è, è come se c'è. Tant'è che vi dicevo, la scoperta del tempo è forse la rivoluzione più importante che la geologia porta eh, come contributo nella comprensione dei fenomeni che in qualche modo regolano la dinamica del nostro pianeta. E guardate, la scoperta del tempo non è stata facile, perché nel Rinascimento ancora vigeva l'idea che la Terra fosse un pianeta molto giovane, perché ce lo dicevano le scritture sostanzialmente. Eh, un certo presbitero inglese Barnett nel 1600 aveva stimato facendo un conto delle generazioni che la Bibbia ci, 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 ci racconta che la Terra fosse nata tra l'altro in un giorno molto a me caro perché il 22 ottobre del, di 6000 e qualcosa anni fa io sono nato il 22 ottobre perché insomma la cosa mi sembra molto simpatica ecco eh, quindi l'idea è che la Terra fosse un, un mondo fisso così come era stato costruito nei sette giorni della creazione, e che non fosse mai cambiato. Allora, accettare invece che la, che la Terra aveva una sua, una sua personale storia, è stato un processo mica tanto facile, ci sono voluti decenni di discussioni, di dibattiti filosofici spesso per arrivare a questa conclusione. Allora, nella, una volta che si è accettato che la Terra aveva una sua storia, una sua dimensione temporale, e poi abbiamo scoperto via via nel tempo essere estremamente lunga, al punto che nell'Ottocento si descriveva il tempo geologico come il dark abyss of time, l'abisso oscuro del tempo, cioè una dimensione veramente quasi terror terrorifica. Per comprendere questo, i geologi hanno mutuato quello che facevano gli archeologi, quindi le rocce sono diventate monumenti della natura. Cos'è il Gran Kenya oggi? Anche per noi è un monumento naturale. Eh? L'altra cosa sono i fossili. I fossili, anche qui per arrivare a capire che i fossili erano resti della vita del passato, ce n'è voluto. Siamo dovuto smontare tutta una serie di, eh, di approcci dogmatici che chiaramente non erano sostenibili e che alla fine si sono stati evidentemente sostituiti da una visione organica dei fossili. Però, ecco, a prescindere da quello ci vorrebbe un'altra conferenza per parlare di questo. I fossili diventano quello che per gli archeologi sono, per esempio, le monete. Nel tempo classico noi possiamo datare. E in effetti i fossili sono considerati come elementi che consentono di misurare questo passare del tempo. Allora, i geologi, però, il tempo, a differenza di quanto dice Rovelli, intanto lo vedono veramente con passato, presente e futuro. Lo vedono in questo termine, quindi secondo una freccia, diciamo, termodinamica come quella che diceva l'astronomo Eddington, ma lo vedono secondo. Più facce, e su questo bisogna spendere una parolina, il tempo può essere per i geologi relativo ed assoluto, che cosa vuol dire tempo relativo? Ve lo spiego con questi disegnini. Scusate, ecco, allora, che ho fatto? Oh, 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 cosa è successo? Ah, ecco, questo così non mi, mi confonde. Allora, in questa figurina vediamo dei, dei, dei simboli, eh? sono degli strati una simbologia della stratificazione. Che cosa vuol dire tempo relativo facendo riferimento a questi strati? Che questo strato a pallini si deve essere formato prima dello strato a mattoncini. Questo è un principio che Niccolò Stenone, un grande anatomista danese che ha avuto l'opportunità diciamo, di trasformarsi in geologo qui in Toscana alla Corte dei Medici, ci ha insegnato, il principio di sovrapposizione. Perché è relativo questo tempo che noi misuriamo, uno strato, un altro strato, un altro strato, un altro strato? Perché noi non possiamo altro che ordinarli rispetto a un più vecchio e un più giovane. Non c'è niente che ci può consentire di dire di quanto sia più vecchio o più giovane lo strato che noi consideriamo. E vedremo perché. I fossili, anche i fossili misurano il tempo. Charles Darwin ci ha insegnato l'evoluzione dei viventi attraverso un processo anche lì di riconsiderazione di tanti aspetti relativi alla vita. Ancora c'è chi all'evoluzione non ci crede. Il creazionismo per esempio rimane fisso sulle posizioni bibliche. Ecco, in questo caso vediamo delle ammoniti, un disegno dell'Ottocento, vediamo delle ammoniti. Le ammoniti sono i fossili guida del Mesozoico, cioè quando esistevano i dinosauri sulla Terra. Erano dei molluschi che vivevano negli oceani del tempo dei dinosauri. I, queste ammonite sono diverse per forma, per dimensioni, per caratteristiche e possono essere ordinate da una più vecchia verso una più giovane, secondo un processo di cambiamento evolutivo. Che poi Darwin ci insegna a descrivere come adattamento all'ambiente, selezione naturale, speciazione, eccetera, eccetera. Anche in questo caso, siamo in grado di dire che questa ammonite è più vecchia perché la troviamo negli strati più bassi e questa ammonite è più giovane perché la troviamo negli strati più alti, ma non possiamo in grado di dire di quanto. Questi ammoniti siano più vecchi o più giovani. Perché questo? Perché? Perché non conosciamo il tasso di variazione. Non, noi non sappiamo a che velocità avvengono i processi, per esempio, della sedimentazione oppure i processi dell'evoluzione. Lo possiamo sapere a priori. Ci può essere, per esempio, uno strato che si, che si forma in un'ora e un altro strato per un processo sedimentare diverso si forma in un milione d'anni. Quindi non siamo in grado di considerare la variazione, il tasso. A cui questi processi fisici e biologici sono accaduti. Ci viene incontro però una cosa che abbiamo scoperto tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento: la radioattività naturale. Ancora una volta un regalo che le rocce ci fanno, regalo o dannazione a seconda che vogliamo vedere, perché comunque poi sapete che con la radioattività naturale si possono fare cose buone ma anche cose molto brutte. Allora, Becquerel, Marie Curie. Rutherford, sono tutti personaggi che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento hanno concorso a scoprire la radioattività presente in alcuni minerali d'uranio naturale, quindi dei materiali presenti nelle rocce, e di applicare questa cosa praticamente alla datazione proprio delle rocce e dei minerali. Al punto che oggi abbiamo un orologio che consente proprio di dirci. L'età precisa, cronometrica, perché ho messo questo orologio? Perché è cronometrica l'età che noi ricaviamo. E questo in funzione di che cosa? Il fatto che invece nel processo di decadimento radioattivo, cioè di trasformazione di quegli isotopi, però non voglio essere troppo tecnico, ma mm, penso che ci si fa insomma, a seguire. Isotopi sapete cosa sono? Sono specie atomiche che hanno un numero di massa diverso. Il numero di massa è il numero dei protoni e dei neutroni che abbiamo nel nucleo. I protoni sono gli stessi per uno stesso isotopo di un elemento, ma i neutroni cambiano. E questi, questi isotopi non sempre sono instabili, cioè molti sono stabili. Per esempio l'ossigeno ha degli isotopi che sono stabili, l'uranio no, l'uranio ha degli isotopi che invece reagiscono emettono energia, la radioattività e si trasformano. Si trasformano in un tempo predefinito, definito e si chiama tempo di dimezzamento, cioè a partire da una quantità iniziale di atomi d'uranio di, eh, di, avremo alla fine una certa quantità di atomi di piombo, perché l'uranio si trasformerà nel piombo, in un tempo che è sempre quello ed è il nostro orologio. Un tempo addirittura di 4 miliardi e mezzo d'anni per avere il dimezzamento di una certa quantità iniziale di uranio. Quindi noi abbiamo la possibilità, avendo questa dimensione misurabile di tempo, di datare per esempio l'età della Terra, che oggi sappiamo essere appunto intorno a 4 miliardi e mezzo d'anni. Allora, questo è un aspetto del tempo: tempo relativo e tempo assoluto, ma l'altro che mi preme di più sottolineare è il tempo lineare e il tempo ciclico. Cioè i geologi dalle rocce hanno scoperto anche questo: che il tempo si può declinare anche in questa forma. Quindi vedete quante forme del tempo emergono da una lettura geologica delle rocce. In questo diagramma, che è un diagramma per popolarizzare sostanzialmente la, uh, la storia della Terra, voi vedete una sorta di qui non si vede, ma c'è il diciamo, sistema solare e poi attraverso tutta una serie di vortici che si aprono, si arriva ai giorni nostri. Questa immagine non è particolarmente scientifica, ma è molto, diciamo, efficace nel darci che cosa? La compresenza nel tempo geologico di una direzionalità precisa, si va da un passato, l'inizio della storia del nostro sistema solare, a quello che siamo oggi. Ma ci dà anche il senso che il tempo ritorna in qualche maniera, eh? Quindi questo è un aspetto molto importante ed ha a che vedere proprio con quella faccenda della termodinamica che vi dicevo prima, su cui torneremo. Guardate la freccia del tempo in questo diagramma. La Terra inizia a formarsi 4 miliardi e mezzo di anni fa come il nostro Sole e come gli altri pianeti del Sistema Solare. Esistono delle tappe nella storia della Terra che ci portano chiaramente ad oggi e che sono delle tappe che indicano processi difficilmente reversibili. Questa è la cosa importante, difficilmente reversibili, ci vorrebbero delle condizioni di energia tale per far tornare il nostro pianeta a come com'era diciamo, 4 miliardi di anni fa. Quindi c'è una freccia del tempo, vedete qui si può commentare qualsiasi cosa, eh, in particolare poi vi farò vedere, ve la faccio vedere subito questa roccia, se no dice, le rocce non ce le fa ma vedere, questa roccia è una roccia molto importante dal punto di vista economico perché si chiama eh, la formazione... Eh, di ferro a bande, eh, in inglese sarebbe Banded Iron Formation. È una roccia molto antica. Sono rocce che troviamo all'interno dei continenti, le troviamo per esempio all'interno del, del continente nordamericano, proprio nelle zone centrali, eh, in quelle si chiamano scudi. Continentali. Sono rocce che più o meno si formano tutte all'incirca fra due miliardi di anni e un miliardo d'anni e segnano una tappa importante della storia del nostro pianeta. Segnano l'inizio dell'ossigenazione dell'atmosfera. Di quando i batteri, vi immaginate voi, i batteri nell'arco di alcuni miliardi d'anni, dalla formazione 4 miliardi e mezzo, si arriva a due, quindi un paio di miliardi di anni, hanno nel loro lavoro fotosintetico prodotto. Ossigeno, e hanno reso l'atmosfera ossidante, prima l'atmosfera non era ossidante. Ecco perché allora, negli oceani, si vanno ad accumulare questi strati di ferro e di materiali silicei, che sono tra l'altro una risorsa importante. Moltissimi giacimenti minerari a ferro sono stati proprio individuati in questo tipo di rocce. Questo per dirvi la freccia del tempo, ma poi ce ne sono tanti altri esempi. La stessa vita, la vita era, e ne riparleremo dopo, una vita molto semplice, non complessa da un punto di vista strutturale all'inizio. I batteri sono filamenti di DNA, non sono niente, non, non, non sono cellule. E, e piano piano si è organizzata in forme via via più complesse. Le rocce ci raccontano dei cicli del tempo. Le rocce, per esempio, ci dicono che la configurazione degli oceani e dei continenti attuali è qualcosa che nel tempo si è riverificata più volte. La famosa deriva dei continenti di cui forse avete sentito parlare, la prima versione di quella che poi oggi chiamiamo la tettonia delle placche. Cioè, i continenti si aggregano, nuovi oceani si aprono, si chiudono. Tutto questo gioco... È evidentemente legato a fenomeni ciclici che ricorrono. Che non necessariamente devono per forza riconfigurare il pianeta come lo vediamo oggi. I continenti saranno stati posti in maniera diversa, il volume degli oceani sarà stato differente nel corso de del tempo. Ma da un punto di vista del processo, il processo si è reiterato più volte. Quindi abbiamo avuto processi che si sono ripetuti in forma ciclica. Questi sono i grandi processi geodinamici, ma che cosa vogliamo dire a proposito della formazione delle rocce? Noi conosciamo e insegniamo ai nostri studenti il ciclo litogenetico. C'è questo nastro trasportatore di energia e materia che fa sì che le rocce si fondano, generino dei magmi, che i magmi solidifichino il genere delle rocce igne, che le rocce igne, esumate dai processi di sollevamento e di deformazione della crosta terrestre, vengono erose in sedimenti, che i sedimenti vengano accumulati in luoghi dove si possono accumulare, che vengano riportati per le forze e l'energia del nostro pianeta in profondità e si trasformino in quelle che chiamiamo rocce metamorfiche. Vogliamo parlare dei cicli del clima? Nelle rocce ci sono le evidenze. Che il clima è cambiato, un tema particolarmente caldo oggi, no? perché i sostenitori del cambiamento climatico, ad opera degli uomini, hanno la posizione che sia l'uomo, eh, come sapete, l'agente principale del cambiamento recente. I detrattori dicono: Ma il clima è cambiato tante volte, la storia della Terra, e che volete che faccia l'uomo? Non fa nulla. No? In realtà, eh, in una prospettiva di consapevolezza geologica, forse le cose si vedrebbero in maniera meno partigiana. Questo mi, mi interessa anche comunicare. I cili, della vita, I cili della vita. I cili della vita sono evidenti, ci sono state estinzioni di massa importantissime nel nostro pianeta. Noi pensiamo appunto ad essere speciali, ma non siamo speciali, eh, 250 milioni di anni fa c'è stata un'estinzione, quella del Permiano, vedete questa qua, questa qua, dove da un punto di vista di frequenza, abbondanza di specie viventi, generi viventi, c'è stato un catalisma pazzesco. E guardate, quella terra là non era una terra. Misera dal punto di vista della biodiversità, era una terra che aveva una biodiversità eccezionale. Il 95% delle specie sono scomparse, cioè, la terra ha avuto un momento in cui la vita è veramente arrivata al suo punto di non ritorno. Ma poi si è rigenerata per qualche motivo. Anche qui questo ci dice che evidentemente ci sono meccanismi ciclici che noi possiamo in qualche modo riconoscere nelle rocce. Allora, le rocce che cosa sono alla fine di tutto questo discorso? Non sono altro che dei registratori dei mondi del passato, i former wars, come li chiamava qualcuno nell'Ottocento, eh? e sono sostanzialmente il registro di che cosa? Di come si è modificato il sistema planetario, il sistema Terra. La Terra è fatta veramente di sfere coagenti e, e, e compenetrate. La sfera della vita, la biosfera, la sfera delle rocce, la geosfera, la sfera dell'aria, atmosfera, la sfera dell'acqua, idrosfera, la riosfera, sono tutti ambiti che interagiscono in maniera complessa in un sistema naturale e che evidentemente eh, si regolano tutta una serie di fenomeni in un delicato equilibrio che può essere evidentemente perturbato da più fattori. Quindi per esempio una roccia come questa vediamo dei sedimenti che inglobano dei fossili, è chiaro riconoscere le tracce di un'antica geosfera, perché i sedimenti sono pezzettini di altre rocce della crosta terrestre, di un'antica atmosfera, perché quei minerali presenti in quei detrito sono sopravvissuti o meno all'alterazione che l'atmosfera ha fatto con la sua capacità degradativa dei materiali geologici, eh, delle rocce. Ci sono tracce evidentemente dell'idrosfera perché questi sedimenti saranno stati trasportati da qualcosa che ha a che vedere con l'acqua, che fosse acqua di un fiume o acqua di mare. C e, ovviamente ci sono le evidenze della biosfera perché i fossili sono la testimonianza di un'antica biosfera, ma vedete le rocce diventano delle eh, scatole nere che contengono... sono delle macchine cibernetiche in un certo senso, contengono informazioni che noi geologi sappiamo, di, sappiamo in qualche modo descrivere. Due parole sui sistemi e sull'energia, perché questo è importante per capire perché i geologi vedono la linearità e la ciclicità dei fenomeni geologici. Due parole sulla termodinamica, ma perché è importante entrare in questa logica. Io non sono un fisico e non vi parlo di termodinamica in termini fisici. La termodinamica è, si occupa appunto delle trasformazioni d'energia, ed è fatta di tre principi fondamentali. Il primo principio ci dice che l'energia non, non si distrugge, si trasforma. Questo è importante, lo sappiamo. Il secondo principio ci dice una cosa molto importante, che, e ve la traduco in maniera più semplice possibile: in un sistema, soprattutto se il sistema è isolato, che vuol dire un sistema isolato, che non ha scambi di energia e di materia con l'esterno, l'universo può essere considerato un sistema isolato nel suo insieme, eh? confinato in qualche maniera. Allora, Tutte le trasformazioni in quei sistemi lì avvengono finché c'è dell'energia disponibile, spendibile. Per capire cosa voglio dire in questo senso vi faccio l'esempio del frigorifero. Il frigorifero raffredda i nostri cibi, ma lo fa spendendo dell'energia in entrata ed emettendo dell'energia in uscita. Il frigorifero è un sistema aperto da questo punto di vista. Se finisce l'energia buona, cioè quella che consente di raffreddare, perché è qualcosa che è termodinamicamente impossibile, non si può eh, raffreddare un corpo in un trasferimento di calore, si può solo riscaldarlo, non, non raffreddarlo. Se lo raffreddiamo e il frigorifero ci dà la roba fredda, è perché noi consumiamo dell'energia. Infatti, se si mette una mano dietro il frigorifero, si sente che il calore esce dal frigorifero. E quella sarebbe la famosa entropia di cui a volte avete sentito parlare. Allora, in un sistema isolato, finché c'è dell'energia, le trasformazioni avvengono. Ma quando l'energia finisce, quel sistema diventa statico. Non accade più niente. Non ci sono più trasformazioni. Chiaro? Io ai miei, sì, ai miei studenti faccio... Vabbè, lasciamo perdere... Queste sono le energie che il nostro pianeta ha a disposizione: l'energia interna radiogenica legata proprio al fatto che ci sono elementi radioattivi e l'energia del Sole. E queste regolano sostanzialmente le dinamiche cicliche che noi vediamo, perché sono energie ancora a disposizione. Dal nostro nucleo arriva tanta energia in termini di calore che per esempio consentono agli oceani di aprirsi e di chiudersi a continenti di varicarsi e di scontrarsi, di generare le montagne, di fare terremoti, di fare vulcani. Il Sole ci manda una quantità immensa di energia e consente, per esempio, di regolare il ciclo climatico e i cicli biologici. Quindi, capite che di sorgenti noi ne abbiamo a disposizione tanti. Allora, ai miei studenti faccio vedere un esempio di cosa vuol dire pianeti di tipo terrestre, cioè fatti di rocce, che sono in stati entropici diversi, cioè che hanno a disposizione o meno ancora risorse energetiche per continuare le trasformazioni. La Terra e Marte. Vedete le dimensioni, Marte è la metà della Terra all'incirca, eh? la Terra è un pianeta vivo sotto tutti i punti di vista, sia geologico che da un punto di vista biologico, la Mar la Marte no. Però che cosa riconosciamo oggi negli studi che noi facciamo della su sulla superficie marziana? Che Marte ha avuto un tempo in cui c'era un'energia interna che consentiva per esempio a questo massiccio vulcano, il più grande vulcano del Sistema Solare, il cosiddetto Monte Olimpo, un vulcano alto 20 km. Eh? a questo vulcano di esistere, come oggi esistono i vulcani attivi sul nostro pianeta. Ma che cosa ci dicono i vulcani attivi sul nostro pianeta? C'è dell'energia interna che si dissipa e che consente, per esempio, di fondere delle rocce e di eruttarle in superficie nell'attività vulcanica. Questa cosa succedeva più di 2 miliardi di anni fa su Marte, ma ora da 2 miliardi di anni non succede più. Cosa riconosciamo su Marte come sulla Terra? Dei canyon scavati dall'acqua. Oggi noi sappiamo che su Marte scorreva dell'acqua ancora oltre 2 miliardi di anni fa. Allora voleva dire che anche su Marte esistevano dei cicli di trasferimento d'energia che per esempio alimentavano un ciclo idrologico, un ciclo climatico. Evidentemente qualcosa ha fatto sì che l'energia interna e quella esterna si esaurissero, rendendo Marte negli ultimi 2 miliardi d'anni, un sistema statico che non cambia più. In realtà non è vero, avvengono delle cose su Marte, eh? però diciamo non sono le cose che noi vediamo reiterarsi da un punto di vista geologico sul nostro pianeta. Cerco di andare un po' veloce per arrivare un po' al discorso della giovanità. Quindi, che cosa ci insegna il tempo lineare, il tempo ciclico? Ci insegnano che noi siamo in un pianeta che si trasforma continuamente. Allora, questa. Uh, acquisizione di consapevolezza rispetto al cambiamento, dovremmo trasferirla anche, secondo me, e qui parlo più da umano che da geologo: sulle nostre scelte, sulla nostra capacità che è una capacità principalmente adattativa alle trasformazioni. Questa figura mi piace perché qui siamo a questo punto, noi bisogna decidere se si va da una parte o se si va da quell'altra. E tutto il dibattito intorno a chi sostiene che c'è cambiamento climatico, che non c'è, ruota intorno a questi aspetti. E chiaramente chiamano in causa la politica, l'economia, eh, fanno intervenire altre dimensioni, non sono soltanto quelle naturalistiche. Tanto per riprendere un concetto che diceva prima Gianluca, l'idea di dominio sul pianeta nasce da lontano, quella freccia che va nella direzione, per esempio, di continuare a fare as usual, business as usual, a fare, a fare i nostri affari come sempre su questo pianeta, quindi pensare di crescere in maniera diciamo, esponenziale che non si ferma mai, è qualcosa che viene giustificato nel corso dell'evoluzione del pensiero umano. Aristotele diceva che il mondo era fatto per noi. La, la, la religione ci dice che il mondo è stato fatto per noi, qui poi si deve entrare in merito a quello che ci dice oggi Papa Francesco, che è qualcosa che cambia la prospettiva rispetto a un'interpretazione proprio lessicale, per esempio, del, dei passi della Genesi, dove noi dovevamo dominare sulle bestie, sugli animali. Papa Francesco ci dice, un momento, qui si vive in una casa comune, cerchiamo di, di tenerne conto di questo e cambiamo atteggiamento. Addirittura la filosofia, la storia del sforzo dell'uomo per soggiogare la natura è anche la storia del soggiogamento dell'uomo da parte dell'uomo. Certo che se l'umanità diventa capace di mettere eh, sotto dominio la natura, poi è normale che qualche umano si senta più umano di un altro e metta sotto dominio anche parti della stessa umanità. Quindi vedete come le cose sono compenetrate eh, in qualche maniera. Veniamo all'antropocene, ora io eh, mi rendo conto di essere un po' lungo, però insomma cerco di... All'antropocene, questo tempo nuovo, l'età dell'uomo, finalmente l'uomo diventa artefice dei cambiamenti planetari, finalmente, non so se, se tanto finalmente. Però vi pongo una questione da un punto di vista proprio di relativismo geologico. Perché non abbiamo chiamato la storia della Terra batteriocene? Sarebbe stato, più meglio... Sarebbe stato meglio fare così, cioè più meglio, va bene, più meglio fare così. I batteri in questo diagramma, che è prodotto da un lavoro molto, molto bello, divulgativo di un grande paleontologo, Stephen J. Gould, ormai scomparso, ci dice che rappresentano la moda della vita della Terra, cioè l'elemento più comune e ricorrente. La sfida è evolutiva, l'hanno vinta loro. Questo non vuol dire che da geologo un mi sento parte di un'umanità che chiaramente nella complessità della vita è un pochino più complessa di un batterio, però mi, mi relativizza anche tutto il mio essere abitante di questo pianeta. Eh? La vita è evidentemente evoluta secondo una linea di complessità che va verso chi siamo noi da un punto di vista, ma non solo noi, i delfini, insomma la complessità che oggi esiste nella, nella biosfera. Però come vedete c'è un vincolo da questa parte, non si va oltre questa barriera di semplicità della vita sulla Terra. Oltre batteri non si può andare. I batteri sono quelli che probabilmente hanno vinto la sfida evolutiva, secondo Stephen Jay Gould. Quindi perché non batteriocene? Perché evidentemente in questo chiamare la nuova era della Terra, questa nuova epoca della Terra, antropocene, c'è un po' anche di narcisismo antropocentico, bisogna dirlo. Questo bisogna essere abbastanza consapevoli. L'antropocene nasce per, per via di questo signore. Questo signore è bufo perché è Paul Kratzen, è un, clima, è un chimico dell'atmosfera. Quindi lui, Nicole Sassi, non c'ha nulla a che vedere. Lui studia i gas, la composizione dell'atmosfera. Vince anche un premio Nobel sulla chimica dell'atmosfera. E lui inventa il fatto che oggi, prendendo il record di come è variata l'anidride carbonica nel corso degli ultimi centinaia di migliaia di anni, dice: che oggi si sta variando il contenuto dell'anidride carbonica nell'atmosfera a un tasso tale che non si è mai registrato prima nella storia, nella storia recente della Terra. E questo è preoccupante. Lascio perdere queste cose perché sono superflue. Allora, a prescindere dal nostro impatto sul clima, è chiaro che noi come specie invasiva e in crescita esponenziale su questo pianeta, qualche cosa si fa. Quindi anche se ci, anche se ci fosse lo scetticismo intorno alla CO2, ma c'è un consenso così vasto oggi nella unità scientifica che ci dice che c'è poco da fare, non si sta producendo troppa CO2 rispetto a quanto i, i, i serbatoi naturali possono sottrarci, gli oceani, la vegetazione, rimane un surplus che si sta accumulando a un tasso troppo alto. Questo ormai è un consenso scientifico molto ampio. Poi ci sono ancora dei trattori che dicono di no, che non è vero, però una comunità scientifica ha sterminato, è uscito un lavoro di recente: più di 11.000 scienziati in giro per il mondo hanno sottoscritto una specie di, 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 di atto di convinzione rispetto a questo. Però di fatto noi siamo impattanti sul nostro pianeta. Guardate, questi sono dei diagrammi che ci mostrano come siamo capaci di modificare la superficie terrestre attraverso l'escavazione, attraverso lo, la produzione, per esempio, di, di cemento. Insomma, ci sono tutti gli indicatori che ci dicono a partire, e questa cosa è abbastanza singolare, intorno agli anni 50 noi abbiamo fatto quella che si chiama la grande accelerazione, rispetto a tutta una serie di indicatori. Siamo impattanti, per esempio, sull'inquinamento dell'idrosfera. Ormai si parla altro di plastica in mare, di microplastiche, Questa immagine fa vedere dei modelli, modelli eh, quindi sono delle delle proiezioni di com'è la concentrazione, secondo vari studiosi, delle microplastiche negli oceani del, del pianeta, con un addensamento chiaramente nel Pacifico, vedete voi, perché l'Asia è effettivamente un grande contributore di plastica, le famose isole di plastica ci sono in mezzo al Pacifico. No? Siamo impattanti sulla biosfera, questa è la rana dorata del Centro America che si è estinta praticamente e l'estinzione di questa bestiolina e di molti altri anfibi è legata alla presenza di un fungo, questo qui, che praticamente li genera infarti. Le rane muoiono per problemi cardiaci. Allora, il fungo è naturale. Cosa c'entra l'uomo? L'uomo c'entra perché il fungo si, si sta diffondendo rapidamente sul nostro pianeta perché l'uomo diventa un vettore di trasmissione attraverso per esempio lo spostamento di merci da un continente all'altro. Quindi non è detto che noi siamo impattanti sulla biodiversità solo perché modifichiamo gli habitat, ma anche perché per esempio facciamo arrivare specie aliene che distruggono ciò che invece viveva su un certo, in un certo territorio, in un certo habitat. Allora, io purtroppo non ho molto tempo e non vorrei sottrarre poi cose alla. ho messo tanta roba perché la voglia di parlare è tanta, ma insomma mi rendo anche conto, io ho fatto delle esperienze, se posso avere altri. Eh, ho fatto delle esperienze eh, di, eh, mie, di ricerca, proprio su che cos'è l'antropocene dal mio punto di vista, ve le volevo. Dire. Magari poi sul resto passo, passo veloce. La prima è quella che ho potuto fare in virtù di una collaborazione con la Sovrintendenza dei beni archeologici della Toscana in un sito fantastico: è quello delle navi di Pisa di San Rossore. Non so se qualcuno di voi conosce. Eh? Un porto fluviale sconosciuto. Che è stato trovato nel primo sottosuolo di Pisa, nella zona diciamo, dello scalo ferroviario di Pisa San Rossore. Eh? Allora, in questo sito io ho fatto tutta una serie di ricerche che sono le mie. Guardate che navi c'erano, meravigliose! C'è il museo delle navi che eh, vi invito a visitare. Eh, ho fatto le mie ricerche come avrei fatto su qualsiasi altro tipo di situazione geologica. A prescindere dal fatto che qui siamo in un sito archeologico. Abbiamo scoperto, per esempio, che le navi, ma le navi. Coprono l'intera epoca romana, eh? dal periodo repubblicano fino ad arrivare alla fine dell'impero. Quindi sono successi catalismi ripetuti nel corso di un millennio e mh, abbiamo scoperto che praticamente la causa di questi catalismi sono state delle alluvioni. Delle alluvioni prodotte da che cosa? Da una configurazione geografica diversa del territorio. L'arno scorreva, vedete l'arno è questo, l'arno romano, scorreva all'incirca come scorre ora, ma c'erano dei rami morti dell'arno che erano stati utilizzati come delle darsene. Sapete cos'è una darsena, no? Eh venivano usate come Darsene perché erano comodissime erano delle vie di, di, di fluviali tranquille, con la costa che allora si attestava a circa 3 km da Pisa, mentre ora è oltre 11, quindi era un modo molto comodo per i pisani romani per trasferire le merci dalla città verso, verso il mare e cosa succedeva? Che questo canale ancora navigabile era troppo vicino all'Arno Attivo che tra l'altro riceveva anche l'acqua del cerchio, che si chiamava Hauser a quell'epoca, e che e quindi aumentava le portate durante le precipitazioni, durante gli eventi meteorici, e quindi c'erano delle esondazioni che travolgevano il porto. Eh, questa è una variazione della temperatura a partire dall'epoca romana. Allora, a Pisa, cosa succedeva? C'erano alluvioni catastrofiche nell'intervallo romano. Guarda caso, anche oggi fa più caldo, gli eventi alluvionali estremi nell'area tirrenica, per esempio, sono molto frequenti. Ogni anno, quando si arriva fra ottobre e novembre, c'è da segnarsi perché da qualche parte in Toscana, oppure lungo la costa, Liguria per esempio, avvengono. Questo per dirvi che c'è una relazione evidentemente fra queste cose. Quello che mi finisceva sottolineare, riprendeva un po' il discorso di Gianluca prima, è che di fronte a queste sciagure, io quindi come umano e non come geologo, mi pongo anche rispetto a una lettura del record geoarcheologico di Pisa, San Rossore, che per esempio ci fa di fronte a questo marinaio morto con il suo canino che è stato ritrovato sotto una barca e che è esposto nel museo eh, ci fa provare pietà la stessa pietà che probabilmente provava Voltaire quando descriveva eh, gli effetti del terremoto di Lisbona e diceva ma dov'è sta Dio? come fa Dio a giustificare il male in questa maniera? guardate è successo nel 2017 a Livorno la stessa, cosa. la stessa cosa abbiamo costruito impianti industriali vicino al fiume Ardenza che è uscito fuori in agosto tra l'altro, a settembre, uccidendo alcune persone in quella casa e poi è stata alluvionata. Per l'appunto, senza mettersi d'accordo, ho utilizzato anch'io l'idea del terremoto di Lisbona per dire che nei secoli non è cambiato minimamente il nostro atteggiamento rispetto a queste cose. Da una parte siamo volteriani, nel senso che cominciamo a dire: ma perché succedono queste cose? Perché deve, eh, un terremoto deve distruggere una scuola piena di bambini e quei bambini in Molise devono rimanere sotto le macerie? Non lo accettiamo, non capiamo da dove nasce questo, questa malignità della natura. Chi la genera? Un, 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 addirittura uno scienziato del CNR ebbe modo di dire dopo il terremoto di Fukushima di qualche anno fa in Giappone che era la ira di Dio che si accaniva contro gli uomini per la, loro, per la loro vita dissoluta, e quindi i terremoti erano quello. Ma pensate voi, uno scienziato ha detto questa cosa. Quindi siamo un po' volteriani, ma siamo anche russoniani, cioè siamo anche rousseau che dice un momento, ma se noi sul territorio ci si stessero in un'altra maniera un pochino più logica, probabilmente queste cose sarebbero mitigate nei loro effetti. Quindi come vedete, non è cambiato nulla dal 1755. Va bene? salto quest'altro esempio perché sennò veramente mi dilungo molto, era un altro caso di studio che mi sarebbe piaciuto presentarvi eh, e arrivo però diciamo un po' alle prospettive. Le prospettive sono che la geologia oggi, veramente chiudo, la geologia oggi eh, può diventare se è stato il, il tramite scientifico e tecnologico perché iniziasse eh, la grande accelerazione dello sviluppo illimitato, infinito, verso un progresso dell'umanità senza limiti, è eh, anche vero che oggi la geologia può diventare davvero lo strumento invece per costruire un mondo sostenibile, per farci tornare c'è umanità che vive con la consapevolezza che ci sono anche batteri, che i batteri sono importanti, sono pericolosi anche per la nostra salute, e quindi per esempio cosa potrà fare la geologia da, e cosa sta già facendo da ora in poi? Tante cose. Nella cosiddetta politica della decarbonificazione, cioè dell'abbandono dell'energia dell fossile, sarà necessario reperire tutta una serie di materie, geomaterie, che saranno utilizzate per la costruzione, per esempio, di batterie a litio per le nostre macchine elettriche. Tutto questo avrà degli impatti, perché, guardate, fare una cava di questo, eh sì, oddio, fare una cava di questo tipo sicuramente ha un suo impatto sull'ambiente. Quindi bisogna essere consapevoli che. Ragazzi, è la termodinamica che guida tutto, nulla è gratis e tutto ha un costo, bisogna valutare però qual è il costo che noi possiamo sostenere per la nostra stessa sopravvivenza, per il nostro stesso sviluppo. Oggi possiamo stoccare per esempio la CO2 nel sottosuolo perché conosciamo la natura del sottosuolo in virtù di che cosa? Delle ricerche di petrolio, quindi possiamo convertire quella conoscenza che abbiamo acquisito facendo cose che hanno prodotto la situazione di oggi per in qualche modo mitigare. Possiamo... Sviluppare energia geotermica in tante forme, sarebbe bello poter parlare a lungo di queste cose, non conosciamo esattamente cosa sia l'energia geotermica, ma l'energia geotermica la possiamo realizzare anche noi in casa nostra facendo per esempio un pozzo che ci consente a una, una pompa scambiatrice di riscaldare e raffreddare la casa durante, durante l'inverno e l'estate. Lo possiamo fare perché la tecnologia oggi esiste in questo senso. Siamo in grado come geologi ovviamente di prevenire, pre diciamo, monitorare, prevenire e mitigare le catastrofi naturali. Il mio Dipartimento è per esempio un luogo di eccellenza in questo. Abbiamo dei nostri colleghi che monitorano continuamente l'attività stromboliana. Sapete che Stromboli nell'estate in, 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 in ha avuto un'attività parossistica, questi sono per esempio dei grafici che sono stati realizzati perché nel nostro dipartimento ci sono delle, eh, un, un controllo remoto di tutta una serie di strumentazioni che sono lì, tanto per dirvi. Il nostro Dipartimento è eccellente anche, per esempio, nella gestione del rischio idrogeologico, con tutta una serie di attività che si svolgono, che vengono svolte da giovani ricercatori, purtroppo spesso precari, e questo è un problema della ricerca italiana, che però si eh, attivano su tanti punti continuiamo a fare ricerca geologica anche perché vogliamo ancora capire qualcosa a proposito della natura della Terra ma anche della natura più ampia del, del nostro sistema solare e dell'universo guardate, il nostro collega il professor Luca Bindi che ha ricevuto moltissimi riconoscimenti eh, è, è stato in grado insieme a un team internazionale di riconoscere delle forme di materia che non erano prevedibili sulla base di quanto conosciamo oggi degli stati della materia del nostro pianeta cioè dei minerali impossibili qui ci sono dei nomi ma lasciamo perdere sapete da dove sono nati questi minerali impossibili, nei primi istanti della formazione del Sistema solare, cioè in condizioni estremamente particolari. Di pressione e temperatura all'interno della nebula solare, che evidentemente ci raccontano qualcosa. Quindi, fare ricerca geologica vuol dire anche questo, vuol dire continuare a comprendere processi che magari oggi possono rimanere anche limitati all'ambito di una conoscenza astratta, ma che domani potrebbero diventare, come succede per la scienza, elementi. Finisco perché, per esempio, questa è una cosa che riguarda me, ma anche il sistema museale del nostro Ateneo, che io voglio qui citare e valorizzare, perché molte, per esempio, delle ricerche che io, per esempio, per Naturalmente conduco sui mari Pliocenici della Toscana, mari di 3 milioni di anni fa, popolati da cetacei, sono poi utili anche per musealizzare, per esempio, questa meravigliosa balena fossile che siete invitati a visitare nel nostro museo di paleontologia in Via La Pira, perché è veramente una, diciamo, un allestimento museale di grandissimo valore. Dal punto di vista proprio scientifico, non è soltanto una meravigliosa forma espositiva, ma è anche qualcosa che ci racconta come era fatto il mondo di 3 milioni di anni fa in Toscana, dove moltissimi luoghi che oggi per noi sono luoghi di colline, di, di, di eh, paesaggi ameni della Toscana centro-meridionale erano golfi marini. Allora finisco, veramente. Mi dispiace di essere andato un po' lungo. Eh, così, allora. Questa immagine mi piace, un po' come, come chiusa di tutta la mia narrazione, perché mi colpisce non tanto il fatto che in queste due mani un, giunte a formare un globo ci sia stato disegnato sopra la Terra, ma perché ci sono due mani che si uniscono. Cioè, questa è una speranza veramente di un processo evolutivo che deve, deve in qualche modo coinvolgere l'umanità. Un grande religioso fiorentino, padre Ernesto Balducci, parlava di uomo planetario in una visione un po' così utopistica di come l'umanità dovrebbe cambiare nei confronti di se stessa, ma anche nei confronti dei rapporti con la natura. Qualcosa che è in linea, per esempio, con quello ci sta dicendo Papa Francesco con la sua con la sua encilica a proposito della casa comune. È un'immagine che secondo me potrebbe essere anche letta così siamo noi gli architetti del, salva, del salvataggio della terra. No, bisogna essere consapevoli geologicamente e questo non è corretto. Quindi è molto meglio fare così, mettiamocela con quelle mani giunte a formare questo pianeta, ma continuiamo a pensare che noi siamo lì dentro e che lì dentro ci sono i batteri, ci sono le rocce, ci sono vulcani, ci sono terremoti, ci sono le piante, ci sono le rane che stanno sparendo, questo dobbiamo fare e la consapevolezza geologica secondo me ci può aiutare a fare questo. Vi ringrazio. Allora, io credo che non avremmo potuto sperare in una conclusione migliore del nostro ciclo. Davvero, eh, il professor Benvenuti ci ha dato, eh, ci ha dato veramente l'esempio di che cosa significa fare in modo alto, in senso alto, diffusione della cultura scientifica e della cultura geoscientifica in questo senso. Quindi lo ringrazio davvero di cuore, a nome eh, ovviamente del comitato, ma anche di tutti noi. Eh, ora, abbiamo ancora qualche minuto però, io attendo i vostri messaggi, se ne volete mandare, ecco, sa che funziona in una maniera molto tecnologicamente... Forse è più facile, il protocollo non lo prevede, ma invia del tutto eccezionale, solo a lei per la fedeltà. Dimostrata in tutti questi incontri, le sarà consentito, prego. Mi dispiace, mi dispiace però. averla sconvolta, no? Non sono sconvolto, è... non vorrei però che ciò succedesse dopo e quindi non le chiederò di non usare più di 160 caratteri. Ma quasi allora, eh, non è arrivato nulla. Io vado al mare in un posto no, all'isola della dove c'è una spiaggia di sassi e dietro c'è una scogliera di rocce. Una domanda, secondo me è una bella domanda, che mi sono fatto, dice, ma questi sassi qui chi ce li ha messi? Eh. Ora è improbabile che ce li abbia messi un omino e abbia riempito tutta la spiaggia di sassi. Mi sono chiesto, mi sono detto, forse con il tempo questa roccia piano piano è caduta e è diventata piano piano sassi. Ma questa roccia è diversa di colore da questi sassi e i sassi sono diversi fra loro. So, chi ce l'ha messo questi sassi? Uno, due, e siamo a 140 caratteri, due. Io ho un bel libro a caso: 156. No? Come, riconos 58. come riconoscere gli alberi. È eh, un bel libro, ogni tanto me lo porto in giro, vado in giro, e ah, dice guarda quell'albero è questo qui, guarda, guarda bello. Ecco, c'è un libro come riconoscere i paesaggi? Nel quale ci sarebbe scritto di questa cosa sulla spiaggia dei sassi. Come vogliamo procedere? Allora, per quanto riguarda la prima parte della domanda, eh, ti posso dare del tu, sì. Tu hai osservato qualcosa che effettivamente in te c'è già umanità, cioè ti sei accorto che i sassi di quella spiaggia non erano necessariamente il prodotto dell'erosione della roccia. Subito adiacente. Da questo punto di vista ti voglio dire che l'anno scorso, proprio in collaborazione al Museo di Storia Naturale, abbiamo fatto una bellissima mostra che si chiamava Giottolandia e che aveva a che fare proprio con un'esperienza tipo la tua: Cioè, un signore, non geologo, mi ha contattato eh, in un certo momento e mi ha detto: Io ho dei sassi strani, colorati e vorrei farteli vedere per capire come mai questi sassi, che cosa sono questi sassi. Si sono guardati. E vabbè, è nato un progetto diciamo, di eh, rappresentazione. Di... Ma quello che mi preme sottolineare è che questo signore ha fatto quello che hai fatto tu, cioè lui, per esempio, eh, frequentava le spiagge della, della Val di Cornia, sai, la zona lì di Piombino e questi sassi li trovava lì. Lui diceva: Se io questi ciottolini colorati li trovo sulla spiaggia, da dove vengono? Quindi ha fatto un po' come pollicino, ha cominciato a risalire i corsi d'acqua della maremma ed è finito praticamente alla sorgente dei sassi. Questo per dirti che molto probabilmente la varietà litologica che tu vedi nella tua spiaggia è il prodotto di processi di ridistribuzione dei sedimenti che per esempio si verificano ad opera dei fiumi. Sono i fiumi che evidentemente consentono alle spiagge di... Crescere, tant'è che quando sbarriamo un fiume, non arriva più sedimenti al litorale. il litorale va in erosione con le onde, con le tempeste marine. Quindi da questo punto di vista è interessante quello che tu dici. Ed è proprio, secondo me, un, una delle dimensioni di quanto siamo già umani, cioè di quanto siamo curiosi e capaci non tanto di conoscere, perché ho letto di recente un lavoro molto bello fatto da degli epistemologi. Io non sono un epistemologo, ma. Sulle differenze che esistono nella scienza fra conoscere e comprendere, in epistemologia spesso conoscenza e comprensione sono dei sinonimi, in realtà ci sono delle grosse differenze perché io posso conoscere ma non comprendere esattamente. Vi faccio un esempio molto banale geologico: che cos'è il marmo? Molti di voi conoscono il marmo come una bella pietra ornamentale con cui si può fare il Davide e Michelangelo, benissimo, è un livello di conoscenza che ha la sua dignità. Qualcuno un pochino più erudito dal punto di vista geologico, perché magari l'ha sentito dire a scuola, può dire che il marmo è una roccia metamorfica non scistosa. Ora non entro nel dettaglio. E questo è un altro livello di conoscenza. Ma il livello di comprensione a cui si dovrebbe tendere come umanità per ritornare cioè umani, secondo me è quello che dice che ci fa comprendere che in quel marmo c'è una storia che parte da un fango calcareo che si è accumulato in un mare tropicale di qualche. Centinaia di milioni di anni fa, che ha subito una serie di trasformazioni in funzione di quell'energia disponibile, che io vi dicevo, che consente alla Terra di viaggiare nella freccia del tempo, ma anche di ripetere tutta una serie di fenomeni. Cioè, quando arriviamo a questo livello, vuol dire a prescindere che poi si entri nei tecnicismi e negli aspetti, diciamo, più fisico-chimici dei processi, non è quello importante. L'importante è che Secondo me, l'umanità del ventunesimo secolo e da ora in poi acquisisca questa capacità percettiva della complessità del sistema nel quale vive. È questo a cui dobbiamo tendere. È questo che io spero che queste giovani generazioni che protestano per il clima riescano, in qualche modo, una volta uscite dallo spontaneismo e la confusione che c'è anche intorno a questo modo di mobilitarsi. Comprendano questo, eh? è bene che lo si comprenda tutti, ne facciano una questione anagrafica, ma sicuramente le giovani generazioni sono quelle più esposte poi a cosa sarà il mondo che, vi, che popoleranno nel futuro. Per quanto riguarda un libro, io non so che cosa consigliarti, francamente, perché eh, testi diciamo probabilmente ci sono, non ne sono a conoscenza. C'è però un bellissimo testo di Settis, tu conosci Settis? Eh? È uno storico dell'arte, non c'entra nulla con eh, la geologia. Però ha fatto un bellissimo libro intorno a paesaggio e Costituzione, che io vi consiglio veramente di leggere perché è molto bello. Quindi da questo punto di vista, forse magari ecco, non ti dà la risposta sul perché la tua spiaggia aveva delle rocce diverse da quelle della parete accanto, però ti racconta di come sia eh, diciamo, connato anche il nostro rapporto da un punto di vista etico con il paesaggio. E questo secondo me è un altro elemento che va bene, va in quella direzione lì, anche se Settis non è un geologo. Senti, sono arrivati nel frattempo due messaggi eh, molto interessanti. Stoccaggio nel sottosuolo della CO2: no, ancora non se ne parla. Eh, è ancora troppo cioè, se ne parla non ancora abbastanza. È ancora troppo sperimentale, oppure costoso costoso? No, allora, um, guardate. Sarebbe dice, un grosso aiuto perdonami, per ridurre gli effetti di riscaldamento sì, nel certo. mondo globale. Ma vi devo dire che i geoserbatoi, cioè le rocce, che sono sostanzialmente delle spugne, eh, sia per fatti diciamo primari della, della natura della roccia, cioè la roccia può essere porosa, ma anche per fatti secondari, per esempio una roccia può essere frammentata con delle fratture che consentono evidentemente la circolazione di fluidi, di gas o di altri o di liquidi. Allora, i geoserbatoi sono un target importantissimo oggi per la riconversione verso la sostenibilità. E ci sono degli studi avanzati proprio sulla possibilità di riniettare anidride carbonica in quei serbatoi da cui abbiamo estratto metano o olio, cioè usare la spugna che noi abbiamo sfruttato per estrarre la georisorsa per poterci rimettere dentro l'eccesso di... CO2 che noi produciamo, per esempio, per via industriale. Allora, ci sono paesi, forse l'Italia non è da questo punto di vista all'avanguardia, ma ci sono paesi, come per esempio l'Inghilterra, dove alcune delle cose che ho preso per dirvi che si deve passare verso una decarbonificazione sono state proprio di recente, in un convegno recente organizzato dal Servizio Geologico Britannico, trattate con degli esempi precisi. Quindi, per esempio, in Gran Bretagna ci sono già delle esperienze, diciamo, sperimentali avanzate che consentono di riniettare l'eccesso di CO2 in questi geoserbatoi. Ma i geoserbatoi saranno utili anche per altri scopi, per esempio per immagazzinare idrogeno. L'idrogeno è un'altra possibile sorgente di energia cosiddetta pulita. Stoccare idrogeno all'interno dei geoserbatoi. Oppure per esempio c'è il famoso problema delle scorie radioattive che anche quelle hanno necessità di trovare un geoserbatoio che le contenga, ma lì la questione è un pochino più complessa perché Insomma, trattare materiali che sono pericolosi per secoli non è una cosa così, così banale, però sì che ci sono diciamo, delle, delle prospettive molto incoraggianti in questo senso per abbattere l'eccesso di CO2. E, i, diciamo, i, i tamponatori naturali, cioè principalmente oceano e vegetazione, non sono in grado di assorbire perché una liquota delle nostre emissioni viene assorbita dagli oceani. E dal... Poi gli oceani hanno il problema dell'acidificazione. Quando vi parlavo dell'estinzione di massa del Permiano ancora non si è capito chi l'ha generata, perché se per i dinosauri si pensa alla meteorite, per quella lì, che è forse la più grande estinzione dei viventi sulla Terra, non sappiamo ancora... Quale sia la causa fondamentale? C'è cioè chi, chi ipotizza che gli oceani del Permiano fossero diventati così acidificati da determinare addirittura una forma idrata del metano, che a un certo punto per qualche motivo si sarebbe liberato, come una specie di bolla velenosa che prima ha sterminato la vita negli oceani e poi si è propagata sulle terre emerse, distruggendo completamente tutta la vita terrestre, lasciando in vita pochissime cose. I paleontologi hanno studiato il passaggio degli strati fra prima e dopo la crisi eh, biologica hanno fatto una scoperta eccezionale che il mondo subito dopo la crisi ecologica era dominato dai funghi dai funghi cioè da questa Un'attività saprofaga che i funghi hanno la capacità di fare, sono stati i funghi che hanno fatto ripartire la vita in qualche maniera tanto per dirci quanto forme di vita elementare possono essere importanti. Sì, sono arrivati due messaggi che sono in parte eh, sintonici in parte distonici. Eh, uno dice noi ci estingueremo, ma la Terra andrà avanti, giusto? Troverà semplicemente un altro equilibrio. Ecco, questo potrebbe essere una provocazione in qualche modo rispetto alla nozione di relativismo biologico che tu hai portato avanti. Un altro messaggio dice, beh, forse sarebbe opportuno, se le cose stanno in questi termini, distinguere intanto fra conoscenza e saggezza, no? La conoscenza è una strada che ci porta ad acquisire tutta una serie di nozioni la saggezza è un'altra eh, sì, cosa. Infatti, quello dicevo prima. Allora, per Riguarda ci estingueremo. Ma è eh, probabile, cioè, no, non siamo mica tanto più speciali de, 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 delle faune del Permiano o dei dinosauri. Cioè, eh, allora, ormai non è più fantascienza il fatto che la NASA, l'ESA stiano guardando agli esoplaneti, no? questi pianeti lontani anni luce dalla Terra, irraggiungibili per ora, ma che potrebbero avere condizioni diciamo favorevoli anche per un espianto. del del genere umano verso, verso altri mondi in, in, in relazione ad una crisi planetaria che ci potrebbe vedere fortemente in pericolo. È chiaro che si sta parlando di fantascienza. Tutto questo infatti se ne occupa per ora la fiction: cioè ci sono film che descrivono queste migrazioni no, dell'umanità verso pianeti abitabili. C'è bellissimo Interstellar, non so se l'avete visto, è un film molto bello che vi consiglio di vedere perché c'è dentro anche la meccanica quantistica, buchinetti. Tutte le robe là, e quindi eh, che cosa dire? Sì, che il mondo potrà continuare dopo di noi, per esempio, popolato da batteri, come ci dice il grafico che vi facevo vedere perché loro. Sono le specie più adattabili a qualsiasi condizione, i batteri popolano una colonna diciamo, di spazio che va da alcuni chilometri nell'atmosfera fino a alcuni chilometri sottoterra. Noi popoliamo la buccia di questo pianeta, certo adattati dai freddi del polo nord fino ad arrivare alle, a, al Sahara, però insomma siamo poca cosa rispetto a loro. E è probabile sì che ci sia... Nel tempo, una crisi. Certo, noi abbiamo effettivamente da un punto di vista cognitivo la possibilità di governare anche certi processi. Dipende dalla nostra capacità di scegliere quel bivio, la direzione a quel bivio che vi facevo vedere prima. Tanto per dirvene una: ci sono dei progetti della NASA per abbattere di celesti che potrebbero un patto. Avete sentito di recente, no sono stati diciamo, un sistema di monitoraggio. De dei bolidi celesti che si avvicinano al pianeta no? per cui si sa a che distanza passano se sono pericolosi, quanto sono grandi si mandano addirittura delle, delle sonde sugli asteroidi principali, no? è stato fatto da giapponesi di recente per campionarne i, le rocce quindi siamo in grado in qualche modo di governarlo questo problema e i dinosauri poverini no cioè se è vero che 65 milioni di anni fa dalla, dalla spazio arrivava un, un meteorite di 20 km di diametro e ha provocato la crisi planetaria che ha portato, in qualche modo, coagendo con altri fattori evolutivi dei dinosauri, e forse sono arrivati un po' alla fine della loro, del loro percorso, diciamo. E I dinosauri se la sono subita questa roba. Noi siamo forse in grado, per esempio, di disgregare in qualche maniera un bolide e ridurlo in condizioni tali da non essere distruttivo completamente per noi. Quindi come vedete ci sono delle possibilità che noi in più abbiamo rispetto ad altre forme di vita, è indubbio questo, però è evidente che anche noi siamo soggetti. Io credo che quello che noi possiamo fare proprio dentro a questa diciamo riacquistata consapevolezza geologica è proprio questo, cioè la possibilità di decidere per il nostro meglio tenendo conto che siamo per forza vincolati a star su questo pianeta e che quindi bisogna starci in qualche modo. Questo è quello che io penso si possa realizzare. L'altra cosa, sì, l'ho detto, conoscenza, voi dite sapienza o comprensione come volete, sono due aspetti importanti. Cioè quello che la scienza oggi deve fare è trasmettere non semplicemente conoscenza. Importante, senza la conoscenza non c'è la comprensione. Io devo mettere tutta una serie di elementi per dire che quel marmo non è semplicemente la pietra che Milangelo ha usato per fare il David, ma è qualcos'altro. Però poi bisogna avere la capacità di mettere in relazione le cose, perché comprensione vuol dire questo, vuol dire mettere in relazione la conoscenza. E questo lo possiamo fare tutti, eh? a tutti i livelli, non è detto che si debba essere per forza degli scienziati. Il fatto per esempio che lui riconosca la, la varietà dei sassi nella spiaggia urbana è un elemento che lui, in cui lui sta lavorando sulla, sulla comprensione. Si fa delle domande, è chiaro? Quindi quello di farsi le domande è forse la, anche una via di salvezza per noi. Senti, c'è la richiesta di, una, eh, di un chiarimento bibliografico, il nome dell'autore e possibilmente il titolo del libro che citavi prima, dello storico dell'arte. Settis? Dillo? Dello storico dell'arte. Settis, Settis, mi sembra no? si, chiami, sì, eh, si chiama no, Salvatore sì, ma è il titolo del libro. Il titolo del libro sembra, si chiama Paesaggio e Costituzione, qualcosa del genere. Vi risulta? Lo conoscete? Trovate, mi sembra si ami così. Ora non, comunque lui si chiama Luigi Settis? Salvatore. Salvatore Settis, Niente, se non ci sono altre domande. Allora, se non ci sono altre domande, io di nuovo ringrazio il professor Benvenuti Salve, che è stato piacere, bravissimo. Caldo piacere, fatto piacere. Vi ricordo, non per interrompere l'applauso meritatissimo, ma vi ricordo per, per semplici ragioni di, di tempo che ci sarà una pausa di qualche mese. Si ricomincia a marzo con gli incontri con la città. Eh, si ricomincerà nella nostra sede, cioè nella sede del Rettorato, ovviamente qui siamo ospiti eh, soltanto per questa, per questa volta. Di nuovo grazie Marco, eh, hai anche permesso alla mia gaffa iniziale di essere riassorbita, quindi ti ringrazio anche personalmente.